Esiste un modo per capire se un insieme numerico di dati è stato alterato, stando comodamente seduti a casa propria. Pensate alle possibili implicazioni di un tale metodo, tanto per dirne una, un'applicazione alla lotta all'evasione fiscale. Ebbene, questa formula esiste e si chiama la legge di Benford. Prima di capirla a fondo, dobbiamo fare un esperimento. Mi dite per favore un numero a caso di tre cifre? 120. Oppure? 210. Benissimo, sono tutti numeri con cifre diverse. Perché il fatto che io vi abbia detto a caso vi condiziona a dire un numero con cifre tutte ben distribuite. Nessuno mi dice 333 o 999. Invece, la legge di Benford asserisce che se io prendo un insieme di dati provenienti da una fonte naturale senza imporre alcun vincolo, cioè li scrivo così come vengono, la cifra 1 capiterà nel 30% dei casi, la cifra 2 nel 20%. La cifra 3 nel 6% dei casi e così via con percentuale e scendere per tutte le altre cifre. Quindi questo significa che se noi prendiamo l'elenco del telefono, l'elenco delle azioni di borsa di ieri, dei dati relativi ai comuni italiani e ci mettiamo a fare questo certosino lavoro di conteggio, troviamo che le percentuali si avvicinano. Questo fatto è stato utilizzato già dagli anni 70 dagli Stati Uniti per la lotta all'evasione fiscale, perché come abbiamo visto nell'esperimento, chi falsifica mette cifre egualmente distribuite, non tenendo conto di questa legge. Questo fatto fu scoperto da un astrologo nell'Ottocento, Simon Newcomb, e fu sperimentato da un ingegnere in vari ambiti con successo. Questo ingegnere si chiama Francis Benford, appunto. Ma per avere una rigorosa dimostrazione matematica ci è voluto un secolo. Solo nel 1996 Tettile l'ha dimostrata. Per avere un esempio di potenza applicativa di questa legge basta guardarci poco indietro, al 2009, quando un americano incaricato agli Stati Uniti è stato incaricato di vagliare i dati relativi alle elezioni iraniane di quello stesso anno. È il lavoro più bello del mondo, fa tutto il computer. Lui giocava a solitario, scherzava con le colleghe. Alla fine è risultato che non solo ci furono dei brogli, ma è riuscito a capire anche in quali regioni. E questo a migliaia di chilometri di distanza, grazie alla legge di Benford. Grazie.